Sembrano crescere nell'opinione pubblica, in particolare in quella più giovane, perché si sta allargando la protesta degli studenti nelle università ehm, contro la guerra di Gaza. E però abbiamo visto la scorsa settimana la ministra Roccella essere contestata da eh, 20-25 eh, ragazzi e la destra tutta ha parlato subito di censura. Che cosa sta succedendo? E... Il governo sta gestendo bene queste tensioni? Ma guardi, il, il vittimismo aggressivo è sempre stata la, la cifra delle, delle tendenze autoritarie, no? Addirittura con degli ribaltamenti semantici, per, perché, insomma, la ce... ministra Roccella, eh, la censura la fa il potere. I cittadini fanno le contestazioni. Ha mai sentito un ministro che non sia stato contestato? Vuole andare a vedere cosa fece Romé quando fece le riforme? Ma cosa crede d'essere la, 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 la principessa sul pisello di Andersen? E quanto ai giovani, <ride> ma noi ai giovani cosa dovremmo dirgli? State zitti e buoni, fregatevene! No. Noi dobbiamo dirgli prendetevi le vostre responsabilità davanti al mondo e se c'è qualcosa che non vi piace, rinunciando alla violenza che distrugge anche le vostre buone ragioni, Bravo. reagite perché ribellarsi è giusto. Questo dobbiamo dire alle generazioni. Al netto della violenza, se l'Assemblea la, dell'ONU riconosce il diritto... Della Palestina ad essere membra dell'ONU, ma potranno i giovani reagire a una carneficina in corso a Gaza? Oh allora, Perché se diciamo no, siamo avanti troppo con i lavori. Eh? Siamo troppo avanti con i lavori se, se diciamo no, se, oggi, ecco, quindi eh, il governo se... stia calmo. Che i giovani si sono sempre mossi, anche prima che arrivassero loro qua, quindi vadano bei calmi e non criminalizzino delle espressioni anche, volete, giovanili, turbolente, eccetera, perché eh, siamo tutti nati così. Peccato eh... che Mattarella ha detto un'altra cosa.